anche oggi purtroppo parliamo di una sconfitta che brucia. Lo parlavamo anche con Dezzi e con il mister per come è avvenuta, no? Per un primo tempo che ha un po' ricalcato quello che abbiamo visto anche a Benevento, cioè di Empoli che davvero gli è mancato molto dal punto di vista della convinzione e dell'atteggiamento. Voi vi siete dati una spiegazione, ecco, l'abbiamo visto, no? Che magari ci sono delle difficoltà, ma qual è la vostra spiegazione? Cioè, è chiaro che certe cose lo sapete solo voi, quindi... Sì, è stata una partita particolare stasera. Ci tenevamo a partire forte, forse questa, diciamo, voglia, questa foga ci ha portato a, secondo me, a fare i primi 15-20 minuti un po' sottotono. Siamo stati subito puniti dal primo calcio piazzato del Pescara e poi è normale, ci siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo subito il raddoppio e da lì penso che la squadra abbia cercato di reagire. Abbiamo trovato il gol sul finale del primo tempo e poi da lì ci sono state diverse occasioni che magari con un pizzico di bravura in più sicuramente e un po' di fortuna, se riuscivamo a concretizzare magari stavamo parlando di una grande reazione e di una buona partita. Purtroppo non ci siamo riusciti e in questo momento penso che è inutile fare drammatismi eccessivi perché la squadra ha voglia di lavorare, il mister sta dando tutto se stesso per riuscire a uscire da questo momento negativo, quindi in questo momento arriva la pausa e cercheremo di lavorare nel migliore dei modi per riuscire a reagire da grande squadra e a recuperare presto anche posti in classifica e ricompattarci, diciamo, anche con tutto l'ambiente che sicuramente ha bisogno di una scossa da parte della squadra. Ciao Filippo, buonasera. Ho un'immagine tua in questa stagione del primo gol dopo neanche due minuti di campionato e soprattutto il fatto che di questa squadra di quello che riusciva a dare più intensità di gioco, no? Più ritmo, più gamba. Sembra che qualcosa si sia rotto, guarda caso proprio quando al 75esimo secondo di quella sfortunato Pordenone Empoli si è cambiato qualcosa. Pensavo di vederti in campo in maniera diversa, invece sembra che anche tu abbia subito questa involuzione pur non giocando tre partite per squalifica. Se hai subito psicologicamente in questo momento? No, sicuramente è stato un episodio negativo, però per me è finita lì, perché non è che un episodio del genere mi può cambiare la stagione. Mi prendo le mie responsabilità perché sicuramente ho fatto una cosa che ho messo in difficoltà la squadra, quindi ho lavorato anche su questo, ho cercato di dare sempre tutto me stesso pure nel periodo dove non ero convocato. E poi è normale quando ti fermi, magari anche il ritmo di gioco è diverso, solo gli allenamenti. Però io mi sono sempre allenato, ho cercato sempre di star bene e sicuramente anche io devo riuscire a dare di più. Ciao Iapo, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta per l'Empoli dopo quello di Benevento e si sono palesate altre difficoltà anche stasera. Non so come l'avete visto voi in campo, quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato? Più in voi stessi oppure più nel gioco del Pescara che abbiamo poi preteso? No, io non penso nel gioco del Pescara perché noi abbiamo dimostrato in altre partite che siamo diversi da come abbiamo iniziato questa partita stasera. Sicuramente non abbiamo iniziato con l'atteggiamento giusto e infatti siamo andati sotto. Poi un episodio ci ha permesso di riaprire la partita e comunque abbiamo creato altre occasioni da lì in poi. Non siamo riusciti a pareggiarla, ma io penso che comunque dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo dimostrato nella seconda parte del primo tempo e nel secondo tempo. C'è una costante purtroppo in queste ultime partite, ovvero che il Empoli ha sempre bisogno di subire un gol per provare a reagire. Si diceva le scorse settimane ha bisogno di prendere uno schiaffo, no? Oggi ne ha presi due. Ma perché ha bisogno di questo questa squadra? Perché secondo te c'è sempre bisogno di partire in salita per cercare di tirare fuori il meglio? Ma io non penso che l'Empoli ha bisogno di uno schiaffo per partire. Sicuramente, come è successo questa sera, anche
Le scorse partite dove non è arrivato, dove non è arrivato il risultato, io penso che il problema principale è come è l'atteggiamento di come noi entriamo in campo. Le responsabilità sicuramente sono nostre, io penso che dobbiamo cambiare quello, perché comunque quando noi giochiamo, e l'abbiamo dimostrato, è difficile per tutti giocare contro l'Empoli. E quindi secondo me il problema principale è quello. Le responsabilità sono le nostre in campo e dobbiamo svoltare già da questa sera. Jacopo, ciao, buonasera. Ti faccio una domanda per entrare un po' più nel merito. Parli di atteggiamento, parli di grinta, di modo di scendere in campo, di affrontare gli avversari? Perché l'impressione che ho io, guardando anche molte partite degli altri, è che noi si difetti molto nell'atteggiamento, quasi scendiamo in campo con supponenza, di poco rispetto verso gli avversari. Prima di venire qua io ho visto Pisa Spezia e in campo c'era meno tecnica, ma c'era tutto un altro modo di interpretare la partita, cosa che non ho visto per almeno un'ora questa sera. No, io non credo sia questo. La nostra è una squadra nuova, una squadra abbastanza giovane, anche stasera sono scesi tanti giovani in campo e giustamente hanno bisogno anche di una mano tra virgolette da parte dei più esperti, ecco, e dall'ambiente in generale. Giustamente abbiamo delle responsabilità importanti addosso, una squadra che comunque è abituata, la gente è abituata a vedere che l'Empoli gioca sempre, ha sempre il pallino del gioco e noi comunque giochiamo tutte le partite per vincere, questo non è facile. Entriamo in campo sempre con un risultato nella testa e non pensiamo a difenderci o a magari giocare per un altro tipo di risultato. L'Empoli gioca per vincere e questo sicuramente non è facile. Non è facile mentalmente, ecco, questo è difficile anche per chi magari è un po' più giovane, ecco, però deve essere aiutato dai più esperti, io la penso così. Comunque questa è una squadra, come ho detto prima, nuova. E comunque stiamo trovando la quadratura giusta. Comunque quando noi scendiamo in campo, come già detto, scendiamo per vincere e questo comunque non è facile. Ciao Jacopo, come giudichi la sua prestazione di oggi e il tuo operato in queste prime 12 giornate? Grazie. Io non penso sicuramente. Io vogliamo che la squadra vinca e attraverso le prestazioni di squadra comunque si esaltano le prestazioni dei singoli. Ecco, quando abbiamo vinto tante partite tutti quanti, comunque io penso che tutti quanti stavano facendo bene, tutti quanti giocavano bene e non eravamo dei fenomeni prima, non siamo secondo me scarsi adesso, ecco, quando comunque non riusciamo a vincere. Io penso che dobbiamo solo ripartire da questo secondo tempo, secondo me, di stasera e fare tutto al meglio. Sì, ciao, hai detto poco fa dobbiamo ripartire anche, cioè aiutare i giovani a ripartire in questa direzione in vista del futuro. Giovani che hanno bisogno di essere aiutati dai più esperti e dall'ambiente. Quanto male hanno fatto i fischi e la contestazione dei presenti oggi? Inconsciamente io non lo so quanto male possono fare, perché quando entriamo in campo pensiamo alla partita, ecco. Però secondo me dobbiamo essere tutti uniti verso un unico obiettivo. Giustamente se ci sono stati ce li stiamo meritando perché i risultati non stanno arrivando, questo è poco ma sicuro.